vi racconto la mia gita a manualmente, che è la Fiera degli Hobbisti di Torino, che corrisponde un po' all'hobby show che c'è in diverse città d'Italia. Allora, quella di venerdì è stata una giornata spensierata, che è arrivata dopo un periodo difficile, tra cui anche un periodo sabbatico di video, insomma, in cui non ho fatto video, e è stata proprio una giornata spensierata, una giornata, alcune ore, diciamo, assolutamente libere da pensieri. Quindi ringrazio Alessandra, che mi ha accompagnata, che è venuta con me, e ringrazio Silvia, la mia amica di Torino, che ormai nomino tutte le volte che mi reco a Torino, perché lei non manca mai, e abbiamo pranzato insieme, così ci siamo ancora fatte due risate, e ha contribuito a rendere la giornata di venerdì veramente finalmente un po' particolare, perché ne avevo veramente bisogno. Allora, perché la fiera degli hobbisti? Perché io cambio hobby ogni 3 mesi, no? Fondamentalmente, per cui sono andata a vedere che cosa c'era per il mio hobby del momento, che è un po' il papercraft, diciamo così, lavorazione con la carta. Io amo la carta, questo ho già avuto modo di dirlo in diverse occasioni, e insomma questa volta sono andata un pochino con le idee chiare, mi sono studiata bene la fiera, bene gli espositori, e sono andata un po' mirata a cercare determinate cose, per cui sono andata preparata e contenta, insomma, decisamente contenta. Normalmente manualmente viene fatto esclusivamente in autunno, questa è la prima edizione primaverile, dedicata, diciamo, alla festa della mamma, ai matrimoni, eccetera. Allora, il primo hobbista che sono andata a trovare è stata Incartesimi è una ragazza, si chiama Monica, che realizza delle rose in carta, dei fiori in carta, non solo rose, e lavora molto per le spose, preparazione di bomboniere, di libri, ricordi, libri di fotografie, e anche allestimenti per matrimoni, ma anche allestimenti per saloni, fiere, manifestazioni. Da lei cosa ho preso? Da lei ho preso il kit per fare le rose di carta, ok? Voi direte, non è difficile fare rose di carta, lo so, queste sono già pre-sagomate, ok? Però le ho prese perché ho nella mia mente, tutto per il momento nella mia mente, ho intenzione di fare alcune cose, e sono cose per cui la carta con cui vengono fatte ha un certo valore, per cui c'è a un certo valore, ha una certa importanza, ok? Non va bene la carta da giornale, per cui ho voluto prendere queste. Sempre da lei, sempre per il discorso carta, ho voluto prendere il kit per questi altri tipi di fiori, ok? Anche se in realtà l'ho preso fondamentalmente per la carta. Non aveva il foglio grande, ce l'aveva per le note musicali, che non ho preso, però non ce l'aveva per questo. E quindi sì, realizzerò sicuramente questo fiore, però probabilmente con questi intendo realizzare anche altre cose. Quindi queste sono le due cose, i due kit che ho preso da Incartesimi. Da un altro espositore invece ho preso un altro kit per realizzare fiori in carta velina, e visto che la carta velina è anche molto delicata, e soprattutto ne ho a casa vagonate, ho detto prendo il kit, così vedo che cosa possiamo fare con la carta velina, e poi vedremo se e quando riuscirò a farlo. Sempre a proposito di carta, ho preso questi due fogli di cartoncino, sono uguali, sono bellissimi, non c'è scritta la grammatura, ma penso saranno intorno ai 200 più o meno. Sono molto belli perché hanno una parte completamente liscia e un'altra parte invece, vediamo se riesco a farla vedere, sì, si vede, come se fosse in tessuto, è bellissimo. Io per questo avevo un progetto molto chiaro in mente che intendo fare, anche se non lo realizzerò a breve come avevo intenzione di fare, ma comunque questo cartoncino meritava la pena. Oddio, c'era tanta carta che meritava la pena, però visto che io so che mi faccio prendere tanto dalla progettualità e poco dalla realizzazione, perché alla fine il tempo stringe, ho preferito non prendere niente altro, ma limitarmi a questo. Poi, il secondo gruppo di cose, diciamo, è questo tappetino, tra l'altro anche abbastanza pesante, che è un tappetino double fast, tappetino d'intaglio autorigenerante. Io ho già ovviamente un tappetino che però non è double fast e tantomeno autorigenerante, per cui ho visto che io intaglio parecchio, ho deciso di prendere questo. Poi ho preso due stencil, questo e questo,
sono l'ira di Dio, che io però non intendo utilizzare come stencil, ma intendo utilizzare per fare delle embossing a freddo con il bulino, credo che si chiami, che per me è sempre stato il dotter, ma va bene. Stesso strumento, due nomi diversi per due attività diverse. E quindi mi interessavano molto i puntini, ma anche questa stella centrale qua, queste cose qua, insomma. Sempre tutto nella mia testa, è ben inteso. Una perforatrice, volevo prendere di più di perforatrici, ma non ho trovato quello che volevo. Per cui ho preso questa per i bordi, molto semplice, devo dire, con un disegno che si può adattare un po' a tutte le occasioni. Con la caldo, perché quella non deve mancare mai, visto che c'era questa offerta di questo, ho preso ovviamente quella colorita, quella nature, diciamo, quella trasparente, no? Quindi ho preso questo e poi ho preso un giornale sulla paracord. La paracord era il mio hobby precedente, quello dell'estate scorsa. Io l'estate scorsa avevo come hobby la paracord e ho trovato questa rivista e non ho voluto lasciarmela sfuggire, perché comunque ho intenzione di fare, penso, non più di 3 video su questo che era il mio hobby passato e che ancora sfrutto ogni tanto per fare alcune cosine, fare degli anellini, dei braccialetti, eccetera, quando magari mi manca, perché una scatola piena di paracord. Ma di questo, del paper card, della paracord, avremo comunque modo di parlare ancora. Poi, come ultima cosa, una cosa che non c'entra niente con tutto questo, e sono questi pezzi di pannolenci. L'ho preso tutta su Lilla, come vedete, e questa è per una cosa che devo realizzare assolutamente questa settimana. Ho dei cuscini colore cru che vanno assolutamente sistemati e volevo impreziosirli, fa tanto ridere, detto da me intendo, volevo decorarli, ecco, forse così va meglio, con dei fiori di stoffa e con questa tinta qua lilla, per cui è uno invece di rosso, per cui ho preso questo pannolenci esclusivamente per questo. Probabilmente di rosso ne avanzerò, ma Natale il rosso va sempre 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 bene. Allora, questi sono stati i miei acquisti. Tutto sommato mi sono trattenuta, perché io avrei comprato tutto, avrei riempito casa di cose che poi so già che difficilmente utilizzerò, per cui ho cercato di trattenermi. Però è stata una bella giornata vedere comunque tutta questa creatività, ecco, immergermi in questa creatività è stato davvero, devo dire, rigenerante. Io sono tornata a casa che ero serena, proprio serena, contenta di aver visto tutte queste cose meravigliose, contenta di aver rivisto la mia amica, di aver rivisto Silvia. È stata proprio davvero rinfrescante, per cui io adesso vi saluto e vado ad aprire qualcosa di questo, a toccare con mano questa carta e queste cose. Volevo fare prima il video e ci vediamo presto, ciao.